ragazzi, buon pomeriggio dal vostro Sandro Gaglio. Siamo all'ex provincia regionale di Catania, oggi città metropolitana. La domanda è questa: oggi siete in tanti, avete sentito forte il desiderio di essere presenti e quindi di ragionare assieme a tutto quello che ruota attorno alla pubblica servizio. Cosa aspetta lei oggi? Cosa si aspetta dalla Doma? Cosa si aspetta? Aspettiamo risposte. Lei cosa si aspetta? Aspettiamo buone notizie. Ecco, quindi siete qua perché siete fiduciosi che qualche cosa di buono siamo qua perché oggi teniamo al nostro posto di lavoro. Facciamo sapere da quanto tempo è che siete preoccupati e state da tantissimo tempo, da un paio d'anni che va avanti questa situazione. Cerchiamo. Quindi la discussione è che oggi dovremmo trovare anche la i soldi per bravo, chiudere questa partita. Il problema, secondo noi, a conclusione della riunione sono i 2 milioni di euro, che sono pochini rispetto al debito, per cui se ci sarà qualche fornitore che farà un decreto ingiuntivo è chiaro che manderà in fallimento la pubblica servizi, perché è chiaro che i debiti, quantomeno quelli già certificati dal tribunale, si devono onorare, per cui a questo punto non dipende dal sindaco della città metropolitana, ma dipende da città metropolitane che è già in predissesto, perché già hanno fatto il predissesto, per cui la Corte dei Conti dovrebbe in qualche modo accordare questi 2 milioni di euro, sono già stati messi nel bilancio, il bilancio che è stato approvato a quanto pare. Per cui la situazione allo stato dell'arte è questa, che faranno di tutto per salvare pubblici servizi. Abbiamo chiesto che, qualora i 2 milioni di euro non sono sufficienti, se città metropolitana è in grado di mettere le mani in tasca e mettere qualcosina in più, hanno detto che faranno il possibile e l'impossibile. Noi come sindacati, noi a Conti non abbiamo parlato, noi abbiamo solo ed esclusivamente messo al tavolo tutte le problematiche che c'è, tutte le problematiche che ci sono in pubblici servizi. Qualche sindacato addirittura, sì, metto anche cose, l'UGL ha detto che non siamo ai tempi degli anni 80, nel senso che abbiamo dato noi le problematiche e fondamentalmente loro dicevano che quello che diceva il sindaco era a posto, la situazione diciamo stava andando. Certo. Il sindaco ci ha garantito e ci ha messo la sua parola, la sua faccia, le sue, che non entrerà nessuno in pubblici servizi come servizi. I servizi verranno fatti, scusate, i servizi verranno fatti da pubblici servizi, la situazione verrà fatta, perché io mi ero un pochettino anche agitato su determinate situazioni, perché io sono un lavoratore, non sono un segretario, il segretario fa il segretario, il lavoratore è il lavoratore, perciò in merito a determinate situazioni il sindaco ci sta dando la garanzia e ci sta mettendo la sua faccia che qualsiasi situazione andrà contro su determinate situazioni, lui interverrà su questa cosa. Bene, ci sta bene a tutti i lavoratori, però se la situazione andrà oltre quella, poi saranno praticamente le istituzioni politiche che ci dovranno dare spiegazioni in merito a questa cosa. Altro non possiamo fare. Non è mai cambiata, ha prevalso la linea della continuità su quelli che sono stati gli obiettivi che abbiamo già esposto nel tavolo precedente. Noi chiediamo che tutti coloro i quali hanno avuto mansioni superiori negli anni vengano riportati alle mansioni originarie, che vengano messe in condizione tutti quegli strumenti e quelle risorse economiche necessarie ad evitare non solo il fallimento, ma qualora non si dovesse riuscire a sanare la condizione economica di pubblici servizi, di dare continuità ai lavoratori, di dare continuità ai servizi che presta per la città metropolitana e quindi liquidare eventualmente i debiti con un commissario ad acta. Grazie. Ho riferito in maniera corretta l'esito di un incontro molto schietto, molto leale, che è durato oltre un'ora e mezza con i rappresentanti sindacali degli oltre 380 lavoratori della pubblici servizi, ai quali ho dato assolute garanzie dell'impegno totalizzante della città metropolitana di Catania per risolvere una problematica che ovviamente non è stata determinata da questa amministrazione, ma che noi stiamo affrontando con grande determinazione, con altrettanta tenacia, per salvare la pubblici servizi. Ieri si è consumato un passaggio di fondamentale importanza, perché all'interno del CDA il presidente Molino, i consiglieri di amministrazione Giuseppe Bonaccorsi e Luisa Aiello hanno individuato i due consulenti che avranno il compito di predisporre la
proposta di concordato che sarà poi valutata dal Tribunale fallimentare e dal Ministero. Si è consumato un passaggio fondamentale. Mi sono sentito telefonicamente con entrambi i professionisti e ovviamente ho rappresentato loro l'assoluta necessità di predisporre nel più breve tempo possibile la proposta di concordato. Entrambi mi hanno dato ampie garanzie in tal senso, perché in realtà il lavoro era stato già avviato da entrambi i professionisti, con ruoli diversi, perché il professore D'Urso è stato amministratore unico della Publi Servizi, il dottore Bucisca in realtà era stato incaricato da chi mi aveva preceduto e dall'amministratore unico a predisporre gli atti propedeutici per il concordato, e quindi gran parte del lavoro è stato fatto, e quindi sono assolutamente certo che in tempi assolutamente stringenti si formalizzerà questa proposta. Mi sono anche sentito con il prefetto di Catania, che ovviamente si è interessata del tema, che è di fondamentale importanza per la nostra città e per le famiglie coinvolte, quindi mi sento di dare delle parole assolutamente rassicuranti, con un impegno d'onore che ho assunto dinanzi ai rappresentanti sindacali. È stato un incontro molto schietto, molto cordiale, ci siamo confrontati con la lealtà che ci deve essere all'interno di un momento molto delicato per la storia della Publi Servizi e della città metropolitana di Catania, che, lo ricordo per l'ennesima volta, è in predissesto. Noi stiamo vivendo una situazione surreale del comune capoluogo in dissesto, con 1.600.000.000 di debiti, con la città metropolitana in predissesto, che ovviamente ho ereditato, che non certamente ho determinato, ma nonostante questo la caparbietà, la determinazione della nostra amministrazione porteranno certamente a salvare questa società di fondamentale importanza per la città metropolitana di Catania e per tutta la nostra comunità. Quindi solo una domanda, che è quella che pongono i lavoratori: si continuerà a lavorare, per loro ci sarà serenità di lavoro, al di là del fatto che si sta lavorando per togliere ciò che è in sospeso, che da qualche tempo è in sospeso? Assolutamente sì, poi ovviamente la proposta del concordato sarà valutata dal CDA della Publi Servizi, che a sua volta formalizzerà la proposta al Tribunale fallimentare e al Ministro. Vi sono degli step che ovviamente non competono al sottoscritto, ma mi sento di poter dire che l'ottimismo porterà ad una risoluzione di questa annosa vicenda. Grazie. Abbiamo sentito dalla viva voce dei rappresentanti sindacali ciò che rappresenta oggi la situazione della Publi Servizi. Il sindaco ci ha messo la faccia, il sindaco gli ha detto che non ci saranno problemi, il sindaco ha detto che risolverà positivamente questa situazione. Noi crediamo alle parole del sindaco, crediamo anche che si è perso qualche giorno in più, si poteva risolvere forse qualche mese prima. Dal vostro Sandro Caglio, la buona giornata a tutti.